bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione sanitaria con la salute. Oggi parliamo di malattie renali e lo facciamo con il nostro ospite studio, il dottor Giorgio Triolo, nefrologo. Ogni anno, come sappiamo, si celebra la giornata mondiale del rene, ma in realtà tutta questa prevenzione in qualche modo ha influito sulle malattie renali, cioè è ancora una patologia in aumento oppure in qualche modo la si contiene? Tutte e due le cose sono vere. È una patologia in aumento perché è in aumento l'età, salvo i dati di questi giorni che ci dicono che l'aspettativa di vita per la prima volta si è ridotta, i dati dell'Istat. Ma il numero di persone che invecchiano aumenta e quindi il numero di persone che hanno una sofferenza renale, come hanno sofferenze di altri organi, che per quanto riguarda il rene può portare all'insufficienza renale terminale, aumenta. D'altra parte invece si riescono a fare molte cose in più sulla prevenzione, sul trattamento di altre forme di nefropatie che non sono quelle legate all'età. Ma quali sono le principali cause che fanno ammalare i nostri reni? Il rene ha diverse componenti, il glomerulo, il tubulo, l'interstizio, l'apparato vascolare, tutte componenti che contribuiscono a farlo funzionare. A seconda del distretto primitivo dove che si può ammalare, abbiamo delle glomerulonefriti, abbiamo delle nefropatie interstiziali, abbiamo delle nefropatie vascolari, abbiamo delle tubulopatie, quindi sono diverse le malattie. Ma come faccio ad accorgermi di avere il rene malato? Ma purtroppo i reni sono molto insidiosi nel loro funzionamento e nelle loro patologie. Allora, salvo il caso della colica renale, dove si ha un dolore molto fortissimo, molto forte, che può porre qualche problema di diagnostica differenziale con altri apparati, ma che è sicuramente una cosa per cui bisogna fare qualcosa rapidamente, salvo il caso delle infezioni con febbre elevata e con edema, con rigonfiamento del rene, quindi dolore, salvo il caso delle ematurie cioè la comparsa di sangue nelle urine, in linea di massima le malattie renali possono essere molto insidiose. Una persona se ne può accorgersi solo se casualmente fa degli esami. Ecco, ha parlato proprio di esami, ma quali sono gli esami necessari per capire la funzionalità renale? Cioè, ad esempio, basta fare un esame delle urine? Ma l'esame delle urine è il primo esame da fare, non ci dà un'idea della funzionalità, ci dà idea se nel rene c'è qualche cosa che non va, perché nell'esame delle urine fatto con dei reattivi chimici o completato col sedimento, cioè valutando col microscopio quello che si deposita al fondo di una raccolta di urine spontanea, non dovremmo avere nessun elemento patologico. Se troviamo globuli rossi, globuli bianchi, proteine, glucosio, cristalli che possono poi portare, allora c'è qualche cosa che non va e bisogna fare delle altre indagini per capire. Per capire qual è il funzionamento del rene c'è un altro esame che è la creatinina, che è una sostanza. Quindi se il valore è elevato vuol dire che il mio rene non sta funzionando. Se il valore è elevato o comunque è superiore alla norma bisogna fare delle altre indagini. E in questo caso occorre rivolgersi a un nefrologo. Sì, in questo caso occorre rivolgersi a un esperto di malattie renali che può essere ufficializzato con il titolo di specialista nefrologo, ma non solo i nefrologi. Le malattie renali sono comunque curabili?
le malattie renali sono curabili, se intende, in un certo caso possono anche guarire, in buona parte si rallenta l'evoluzione e quindi diciamo che non danno poi dei problemi pratici. Quando allora si interviene con un trapianto? Con un trapianto si può intervenire quando la malattia, qualunque essa sia, glomerulonefrite, nefrite interstiziale, quello che dicevo prima, si cronicizza e progredisce. Può essere nel giro di anche decenni dai primi sintomi, però progredisce a un punto tale che i reni non sono più in grado, seppure supportati con delle medicine, con una dieta, con altri presidi, non sono più in grado di ottenere un risultato sufficiente a far star bene il paziente. Adesso quindi, una domanda un po' da profana, ma prima del trapianto c'è comunque la dialisi? Questo è un concetto che è sempre stato così, si comincia con la dialisi e poi si fa il trapianto. In realtà il trapianto può essere una terapia alternativa anche senza essere preceduta dalla dialisi. Si parla in questo caso di trapianto preventivo, di trapianto preventivo sempre considerando la fase terminale della malattia, no? La insufficienza renale terminale. E quindi si è visto addirittura che i risultati in termini di sopravvivenza del paziente, sopravvivenza dell'organo trapiantato e qualità di vita sono migliori quanto più presto si fa il trapianto. Addirittura si può fare, come dicevo, senza passare dalla dialisi. Questo può essere fatto sia con un donatore cadavere che con un donatore vivente. Infatti una delle domande che le avrei fatto di un telespettatore era proprio quella. Si parla spesso di trapianto tra viventi, forse è una cosa anche utile da dire alle persone. Sì, sicuramente il trapianto da vivente è quello che garantisce i migliori risultati in assoluto, migliore di qualunque altra terapia. Il donatore vivente, così in passato, è stato considerato il genitore per un ragazzo, familiare. Eccezionalmente fratelli. In realtà si è visto che, questo la legge lo consentiva già da decenni, la legge consentiva il trapianto anche da non apparentati, si è visto che i risultati sono ottimi anche quando il donatore non è un consanguineo, cioè a dire il partner, la moglie o il marito, perché quindi magari c'è un po' meno di compatibilità genetica, perché non sono padre, fratello, cioè consanguinei, sono estranei, ma la qualità del rene in questo caso è tale che i risultati sono eccellenti e quindi non solo si può fare, ma dovrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione sempre all'interno del nucleo familiare quando una persona è in... Per cui una persona può vivere tranquillamente con un rene solo? Guardi, perché penso che la domanda che nasce spontanea, la persona può vivere assolutamente con un rene solo, ci sono delle valutazioni che ormai superano i tre decenni, no? Su grandi popolazioni di donatori, e si è visto che forse proprio perché vengono monitorizzati più da vicino i risultati sono buoni. Il patto è che non ci sia una malattia nell'altro rene. Si vive come senza una ruota di scorta, ecco, con un rene solo. Però, come io dico sempre, è più semplice vivere con un rene piuttosto che vivere con un dializzato come marito o come moglie. E quindi è molto meglio. Oltre cambia che sicuramente la qualità di vita, soprattutto cambia la qualità della coppia, di vita, ma anche del malato. Sì, sì.
Senta, lei ha parlato di malattie. Ci sono malattie che in qualche modo interferiscono e agiscono in negativo sulla funzionalità del rene? Delle malattie. Faccio un esempio, una domanda di un ad esempio il telespettatore. Diabete. Sì, un telespettatore infatti ci dice: sono in sovrappeso, anzi ho parecchi chili in eccesso, possono incidere sulla mia funzionalità renale? L'obesità, sì, è una delle principali. Guardi, prima abbiamo detto glomerulonefriti, nefriti vascolari, nefriti interstiziali. La più importante adesso è la sofferenza vascolare, che è legata in parte all'età, ma e o soprattutto ad alterazioni metaboliche, che sono il sovrappeso, la dislipemia, alterazioni della glicemia, anche senza arrivare, ma poi l'ipertensione, tutto collegato. Quindi certo, l'obesità può essere una causa di insufficienza renale importante, quindi andrebbe combattuta anche per questo. Quindi esistono delle regole, non so se definirle regole, delle norme generali che il paziente deve seguire? Beh, non sono diverse da quelle che sentiamo propagandate, no? Cioè, che dovrebbero essere proprio il verbo per tutte le persone al di sopra dei diciamo 50 anni, ma anche prima bisogna prepararsi. Sì, credo che la prevenzione sia fondamentale. Il sovrappeso, monitorizzare la pressione arteriosa. Buona parte degli ipertesi non sanno di essere ipertesi perché non si controllano. Fare attenzione alla dieta anche come componenti, ad esempio il sale è uno degli alimenti che bisogna evitare, ridurre. È impossibile, ma ridurre, diciamo non eccedere. L'esercizio fisico, ne sentiamo parlare in altre patologie, ma anche nella patologia renale, il fumo anche al di là dei problemi importanti e per i malati, non che faccia necessariamente malare, ma per i pazienti che hanno ipertensione, perdono proteine, hanno malattie, danneggia molto di più che nei non fumatori. La ringrazio dottore per essere stato con noi, ma il tempo a disposizione è terminato. Invito i nostri telespettatori a seguirci nella prossima puntata. Chi volesse può scriverci all'indirizzo di posta elettronica grp@grp.it. Grazie e arrivederci.